Colombo, peso libre 53, lire 26. Una perponta, una coperta nuova, asura e foderade verde, lire 9. Un paro di nisoi nuovi, de 3 passa l'1, lire 15. Tre camise nuove da donna, lire 6. Tre camise usate, lire 4. Una sarsa roana vecchia, lire 4. Un camisotto bianco di draper sottile, lire 9. Era la mia dote quando ho sposato Andrea. Andrea, il mio Andrea. Mi era stata donata dalla mia benefattrice, Angela Poiana. Fu lei ad accogliermi nella sua casa quando rimasi orfana, incontrai Santa Lucia. E con lei rimasi fino a che non sposai Andrea di Pietro della Gondola. Eravamo poveri, Andrea ed io. Ma poi sono diventata la mujer del Palladio, architetto e scultore. Certo, avremmo dovuto restituirne almeno la metà di questa dote, ma non fu così, perché Andrea ed io abbiamo avuto 5 bellissimi figli. Andrea era diventato il Palladio per un'intuizione del suo mentore Gian Giorgio Trissino, che dopo aver scritto «L'Italia liberata dai Goti» in onore dell'Arcangelo Palladio, pensò di nominare il mio Andrea con l'appellativo di Palladio. Da quel giorno divenne per tutti Andrea Palladio e io, allegra donna, sua moglie. I nostri figli hanno portato solo tanti guai nella nostra casa, anche se una casa in realtà non l'abbiamo mai avuta. Continuavamo a spostarci da Contrapede Muro a Porta Castello per finire in Borgo San Pietro e poi andammo a vivere a Venezia, più che altro per tenere i nostri figli lontano dai guai. Leonida, il maggiore, ragazzo inquieto, amante delle feste, una notte uccise un uomo geloso degli sguardi di Leonida alla di lui moglie. La sua morte comunque è velata di mistero. Probabilmente avvenne per mano di un sicario mandato dalla famiglia della vittima. A volte la sorte piange sulle nostre lacrime e prepara per noi banchetti di dolore. Pochi mesi dopo, nello stesso anno, morì anche il secondogenito, Orazio. Era il prediletto di Andrea. Era lui che si occupava degli affari di famiglia. Era lui che mi aiutava a raccogliere i denari nei cantieri. Denari dei quali Andrea di Pietro della Gondola era scarsamente interessato, sempre occupato nei suoi cantieri, nelle sue opere. Eh sì, fu trovato morto, annegato, anche lui, in un cantiere, in un canale a Venezia, molto probabilmente per mano dell'Inquisizione, che lo aveva trovato mentre faceva passare degli eretici luterani in Svizzera. Quale dolore per me e per Andrea perdere il suo figlio prediletto. Marcantonio, il migliore dei 5 a parer mio, se ne andò a vivere a Venezia per cercare fortuna come scalpellino e anche lui non fece più ritorno a casa. Nel 1580 poi morì anche il mio Andrea. Anche la sua morte è avvolta nel mistero, non si sa né dove, né quando, né come. Gli storici vogliono collocare la sua morte nel cantiere per il tempietto di Marcantonio Barbaro, a Maser, ma tutto è avvolto nel mistero. Non si sa neppure quale sia stato il luogo della sua sepoltura. Gli storici vogliono collocarlo, e questo è ancora tutto un mistero. Nel 1831, dietro una lapide in Santa Corona, furono trovati ben 18 crani umani. Tra di essi, uno fu ritenuto il cranio di Andrea Palladio. E quantunque fosse impossibile dirlo con certezza, tutti gli storici dissero «Questo è il cranio di Andrea Palladio» e che fu scortato con tutti gli onori nel cimitero municipale. Andrea, di lui restano i progetti, le splendide ville, le opere e di me, allegra donna, non resta nulla. Dei nostri figli, poi, solamente il mistero delle loro tragiche morti. Si sa che una candela accesa da entrambi i lati produce il doppio della luce, ma brucia troppo in fretta.